Ciao carissima, benvenuta. Ti ho disturbato prima quando ti ho chiamato? Ah, ok, pensavo fossi al lavoro. Allora, carissima, ti ricordi settimana l'altra che ti ho fatto vedere tutti gli incensi? E ne hai anche acquistati un po', sì, mi ricordo. Ti devo dire che mi sono arrivati dei portaincensi appunto diversi e voglio mostrarteli uno per uno. Bene, comincio subito col farti vedere questo portalumini. Guarda che bello, è tutto in rame, color rame. Puoi utilizzarlo sia come portalumini, e ti faccio vedere adesso, guarda, mettendoci all'interno appunto il lumino. Poi puoi tenerlo sia aperto che chiuso, oppure così, col bastoncino di incenso. Io ti faccio vedere questo che ho utilizzato, ovviamente già usato, ma è per farti vedere meglio. Puoi accenderlo e metterlo così. Fantastico. Sì, perché in questi buchini qui, vedi, puoi inserirlo nei punti dove vuoi tu, vedi, sono tanti buchini, puoi metterlo e puoi posizionarlo dove vuoi. Questo è veramente bellissimo. Così ce l'ho anche color oro e rame scuro. Costano 2,52 euro, quindi la coppia 2,50 euro, non è neanche tantissima. Poi hanno questa, diciamo, questo richiamo al fiore di loto, molto orientale. Sì, color oro li vorresti? Certo, sì, tu dimmi quello che preferisci, che poi alla fine andiamo a prenderli insieme. Ok, allora adesso ti faccio vedere la tipica barchetta porta incenso. Questa è molto carina perché ha tipo di disegni di pesciolini, ma ne ho veramente tantissime. Ovviamente già sai che il bastoncino va messo qui nel buchino e poi così acceso. Queste costano 1 euro, ma se ne prendi 10 posso farti 2 euro tutte e 10. Puoi posizionarle in vari punti della casa, puoi regalarle, puoi fare insomma un po' quello che vuoi. Poi vediamo un po' le novità. Queste sono veramente molto molto particolari, molto carine, e servono appunto ad inserire all'interno la scatolina con gli incensi, tipo quelli che hai acquistato tu la volta scorsa da me, ti ricordi? Tipo queste, anche avendo varie forme, esagonale, quadrata, rettangolare, puoi inserirle tranquillamente, ma adesso ti faccio vedere così in modo da renderti un po' più l'idea. Dunque, li tiro fuori e poi te li mostro. Arrivati da poco, infatti devo ancora sistemarli. Dunque, guarda che belli, sono completamente in seta, ma la bellezza di questa stoffa è appunto la fantasia. Guarda, dragone, fiori vari, giapponesi, sono fatti veramente molto molto bene. Adesso te ne mostro anche qualche altro, guarda, vedi? E hanno questa forma tubolare in modo da poter inserire appunto all'interno la scatolina con gli incensi e tenerla ben ordinata. Poi qui ci sono i due laccetti dove si chiude, e così hai i tuoi incensi a posto all'interno e ben ordinati. Ti faccio vedere anche altri, sono bellissimi, costano un po' di più, però anche qui, se vuoi fare un regalo, secondo me ne vale veramente la pena. Sono cose che non trovi tutti i giorni e in tutti i negozi soprattutto, e sono cose veramente particolari. Poi abbiamo questo verde, guarda che bello anche verde, sempre con i due laccetti qui, sempre forma tubolare. Qui c'è una fantasia col drago e dei fiori.
abbiamo un verde più scuro. La fantasia è sempre la stessa, questo è un colore cangiante, vedi? All'ombra sembra verde scuro, poi lo muovi e diventa un azzurro color zaffiro, bellissimo, guarda. Molto molto particolare, veramente. Sempre i laccetti. Poi ne abbiamo uno turchese, che è il mio preferito, davvero meraviglioso, guarda che colori. Ha un suono questa seta, stupendo, molto molto rilassante. Qui invece abbiamo i laccetti neri. Uno è sfuggito, ecco qua. Guarda, ti faccio vedere che ci sta anche la scatolina esagonale. Perché sembrano piccoli e stretti, ma non è così. Addirittura, sai cosa pensavo? Di utilizzarli anche come porta pennelli per il trucco. Perché no? Secondo me fanno una bellissima scena e la misura comunque è quella, i pennelli grandi per il trucco, magari per il fard o per la terra. Soprattutto magari quando si viaggia, non si sa dove riporli. All'interno di questi sacchettini secondo me sarebbero un'ottima soluzione. Oppure possiamo ancora metterci all'interno delle penne, delle matite. Veramente molto molto belli, guarda. Come ti dicevo, questo è il mio colore preferito. Lo amo veramente. Con queste rifiniture color oro, pazzesco. Questi sono i colori che ho disponibili, comunque sui toni freddi, azzurro, verde, blu, bellissimi. Ma se vuoi posso ordinarne altri, anche rossi, arancio, gialli. Ci sono, io ho preferito prendere questi perché mi piacevano molto, però devo dirti che si possono ordinare tranquillamente, senza alcun problema. Ti piacciono? Li vuoi tutti? Ah! Sì, hai già in mente come utilizzarli. Infatti. Ah, 10? Sì, li ho, certo. Quanti ne vuoi? Anche tu hai avuto la mia stessa idea di metterci all'interno i pennelli per il trucco. È un'ottima idea, credimi. Sì. E poi fai un po' incensi e un po' pennelli. Sì, guarda, ho qui altre due cosine che ti mostro. E che comunque ti regalo perché hai preso tante cose. Ed è questa piccola pochettina, sempre con questa stoffa in seta. Guarda che bella. Guarda che bello il disegno dorato su questo blu meraviglioso. Ah, guarda qui. Ha questo cordino che puoi tenere al collo e puoi portartela dietro, non so, quando vai in spiaggia, a mettere magari le monete, quello che vuoi. Sì, l'interno è così, guarda che bella. Rifinite veramente molto molto bene, molto curate. Sai che questo stile è veramente molto ricercato e di classe. Ok, questa te la regalo. E poi ne un'altra più piccolina, questa forma un po' allungata, dove puoi mettere all'interno quello che vuoi, piccole cose, magari le cuffiette quando ti ascolti la musica al telefonino, puoi mettere le monete, puoi mettere i biglietti per il tram, per il pullman, insomma, quello che vuoi. La stoffa è sempre questa. Questo è leggermente imbottito anche, se te lo faccio vedere, guarda. In teoria secondo me questo è stato creato per contenere il telefonino, però è troppo piccolo, quindi esatto, sì, brava. Anche qui perché no, potresti utilizzarlo come porta rossetti quando vai via, da mettere in borsa. Sì, guarda che si possono utilizzare in qualsiasi modo. La nostra mente può pensare di mettere all'interno di questi affarini qui qualsiasi cosa. Questi te li regalo, certo, figurati. Per gli altri invece vuoi un pacchettino? Ok,
Ma se vuoi posso farti il pacchettino anche se sono per te, non ti preoccupare, lo faccio molto volentieri, figurati. Sì, questo 2,52 euro, ti ricordi? La coppia. Ah, sì. Quindi vuoi prendere tre coppie, tre pezzi da due, ok, uno color rame, uno color oro e uno bronzo scuro. Ma certo, guarda, ce li ho tutti di là in magazzino, senza problemi. Sì, puoi metterli dove vuoi, sulla vasca da bagno, su un mobiletto in sala, in camera da letto. Puoi spaziare veramente ovunque. E poi stanno bene dappertutto. Ok, perfetto. Allora ti faccio il conto.